siamo in pochi, ma mi sento di dire senza tema di smentita, buoni, pochi ma buoni. E allora direi appunto di cominciare perché abbiamo parecchia carne al fuoco e è bene velocizzare, velocizzare. Ci dirà qual è la sua opinione in merito alla riforma e non solo. E inoltre avremo anche un contributo di video di Alex Zanotelli, che lui parlerà di scuola, privatizzazione della scuola. Sono pochi minuti ma molto interessanti, molto pregnanti, come nello stile del personaggio. Dicevo degli ospiti, abbiamo con noi, a partire dalla mia destra, il professor Marco Revelli, docente di scienze politiche alla facoltà, all'Università del Piemonte. Tim Dodman, pedagogista dell'Università di Bolzano, e il professor Roberto Spagnolo, rappresentante sindacale dei Covascuola e docente di matematica ad Albersteiner. Vista appunto la loro qualifica, la loro preparazione, io non dirò nulla sull'istruzione, sulla scuola, lascerò che siano loro a parlare di questo argomento. Invece brevissimamente dirò due cose sulla società multietnica, che è parte importante dei discorsi che andremo a fare questa sera. Sono due numeri, ma abbastanza impressionanti nella loro eloquenza, ecco. Nel 2007 all'ospedale Sant'Anna, che come sapete è l'ospedale ostetrico ginecologico di Torino, sono nati 9.025 bambini. Detto per inciso, è il partificio più grosso d'Europa, non c'è in Europa ospedale che veda un numero di parti tanto alto. Ebbene, di questi 9.025 bambini, 6.943 sono bambini italiani, gli altri 2.082, vale a dire il 23%, sono bambini stranieri. E di questi 2.082, 1.916 addirittura sono bambini extracomunitari. Questo ci fa capire appunto quanto la nostra società sia già multietnica. Significa che un bambino su quattro di quelli nati a Sant'Anna l'anno scorso è un bambino non italiano. Quando questi bimbi nel 2021 avranno 14 anni e andranno a scuola, proviamo solo ad immaginare che cosa sarà, come si sarà trasformata la nostra società. E peraltro, appunto, questi 2.082 bambini rappresentano addirittura 108 cittadinanze diverse, cioè 108 paesi che hanno partorito a Sant'Anna, che hanno partorito a Torino. Questo è un dato clamoroso. Inoltre, curiosità nella curiosità, tra i 6.943 bambini italiani, il nome di battesimo più gettonato è Alessandro, 194 Alessandro sono nati nel 2007 a Sant'Anna, Alessandro davanti ad Andrea il secondo, Giulia il terzo. Bene, tra i bambini stranieri il nome più gettonato è Alessandro, sono nati 34 Alessandro, quindi sia per i bambini italiani sia per i bambini stranieri il nome di battesimo più gettonato, più ricercato è quello. E anche questo, come dire, è un dato che in qualche modo ci deve far riflettere, ci fa capire molto. Detto questo, io comincerei, come dire, con il piatto forte della nostra serata, che è appunto, senza nulla togliere per carità agli ospiti, ma che è appunto la chiacchierata, la telefonata con il maestro Dario Fo. Mi rivolgo a Sergio che è in cabina di regia, dovrebbe metterci in contatto. Salve, può passarci per favore Dario Fo? L'interno è occupato, vi preghiamo di attendere. Ai ai ai. Pronto?
Buonasera. Dario. Salve Dario. Siamo qui in attesa del suo intervento, per cui io le lascerei direttamente la parola. Sono Roberto Spagnolo, uno dei relatori della serata. Lasciamo a lei, oltre ad augurarle buonasera. Datemi l'abbrivio con la domanda. Pronto. Le faccio io la domanda, anche se non sono il coordinatore della serata. Le chiederemmo ovviamente la sua opinione in merito alla legge della scuola, sulla scuola e la legge Gelmini che sta investendo il mondo della scuola. Dal suo punto di vista, quali... Va bene. Sono stato in questi giorni, prima di tutto vi saluto tutti presenti, dicevo, sono stato in questi giorni in due università, quella di Milano, la statale, e qui quella di Viale di Valle Giulia. Ora sono due grosse università famose, che sono partite per prima durante il 68, hanno dato il via a tutte le manifestazioni, e ho parlato con gli allievi della scuola, anche con i professori. La risposta era costante, era questa: noi ci siamo resi conto che a parte il fatto di tagliare gli stipendi, di cercare di far uscire, insomma, tagliare anche le assunzioni e cercare di eliminare un numero importante di professori e di assistenti, ecco che il problema fondamentale che noi abbiamo intuito, dicono gli studenti e i professori, è il fatto che c'è un programma che è quello di abbassare i valori e i significati della scuola, soprattutto della scuola pubblica, naturalmente, stiamo parlando della scuola pubblica, e questa manovra noi abbiamo intuito che va verso un programma definitivo, che è quello di renderla quasi inesistente, schiacciarla, per favorire invece il sorgere importante della scuola privata. Questo è quello che ripeto, e a me pare che questa sia proprio una giusta intuizione. L'altra domanda qual era? Ah, guardi, a noi, buonasera, sono Anzaldi. A noi piacerebbe molto sentire la sua opinione in merito alla questione legata all'arte, agli studi legati all'arte. Ad esempio nelle accademie sono previsti 3 anni più 2, mentre nel vecchio ordinamento erano 4 gli anni di studio. Questa situazione io non l'ho capita, perché i 4 anni esistono quasi da 70 anni, da 80 anni e più, e questo tempo è perfetto per quanto riguarda l'insegnamento. Ecco, ridurlo per esempio a 3 e poi 2 d'appoggio, io non ho capito ancora, ci deve essere sotto qualche cosa che tende infine a far diminuire la gente che si propone di arrivare al completo dell'insegnamento e mandarli a casa un anno prima, perché poi i 2 che vengono appresso saranno scelti da una minoranza di persone, e quindi avrai un respiro da parte naturalmente di chi organizza la scuola. In un momento in cui nelle scuole, soprattutto d'arte, la cosa è evidente, non parliamo però per esempio a scenografia, dove dovrebbe esserci un teatro, dovrebbe esserci un luogo dove esercitare naturalmente la tecnica, lo sviluppo e soprattutto creare davvero le strutture. Invece a Brera non esiste, è vero che non esiste da anni, ma quando c'erano degli spazi maggiori si poteva cercare di aggiustare qualche forma, ma oltretutto quello che io ho notato è che sono saltate delle scuole di pittura proprio, come per esempio era la pittura su muro, l'affresco,
struttura, non esiste più quello che era l'esercizio per arrivare a fondere e creare la statua, come si dice. È terminato il problema generale, per esempio la quantità di studi sull'architettura che esisteva quando ero io all'Accademia è addirittura scomparso. Ed altre forme, non sto a elencarle. Quindi si è impoverita la scuola e adesso pure ci darà la stangata di, diciamo, di stringere i tempi di un anno e poi per poi allargarli di due, che è molto ambigua, è una cosa che non mi piace assolutamente. Ecco maestro, ma i giovani che vogliono intraprendere studi legati all'arte si troveranno costretti anche loro a fuggire all'estero come accade in altri settori o che cosa? Non lo so, io so che le grandi accademie famose in tutta l'Europa, come quella che dicevo, anche quella di Roma e quella di Firenze, eccetera, sono in una decadenza evidente. Basta andare a visitarle, come faccio io spesso, vengo chiamato e tengo delle lezioni là dentro e vedo che va tutto in sfacelo, insomma. C'è anche una sfiducia, una malinconia, una mancanza di slancio e di presenza attiva dentro l'Accademia, che è dovuto il modo di condurla. Benissimo. Le chiedo ancora una cosa, maestro, poi la lasciamo andare. E della trasformazione delle scuole in fondazioni, se ne parla tanto. Ma quello è veramente una cosa molto pericolosa, molto pericolosa, ed è un'altra manovra di quelle portate avanti proprio per favorire la scuola privata, perché quando una fondazione diventa anche proprietaria del muro, questo, delle mura, dell'abitato, delle strutture, beh, questo vi fa capire che è una manovra proprio per eliminare la scuola pubblica a vantaggio tutto della scuola privata. Benissimo. Va bene. Grazie mille. Come puoi immaginare. Grazie. Buon lavoro. Per noi è stato di grosso conforto parlare con lei. La ringraziamo tantissimo e la abbracciamo. Una curiosità, quante sono le persone presenti in sala? In sala non c'è tantissima gente, però in premessa dicevamo siamo pochi ma buoni. E poi online c'è parecchia gente sintonizzata, anche dall'estero, abbiamo un gruppo di ascolto da Madrid, insomma. Ah, benissimo, va bene. Vi abbraccio, arrivederci. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci. Noi facciamo un nuovo cambio, tipo sembriamo le veline, io e Spagnolo. Lo dicevo appunto un attimo fa al maestro Fo, c'è un gruppo di studenti italo-spagnolo che ci sta seguendo online sul web. Buenas noches a los estudiantes de Madrid que nos están escuchando. A questo proposito Elena ci leggerà un brevissimo comunicato che è stato scritto da loro congiuntamente. A te la parola. Grazie. Ciao a tutti, soprattutto a Simone, Elisabeth e Leonardo, perché li conosco, mi metto di là anch'io. Allora, faccio una premessa, questi fanno parte di un gruppo di studenti che sono a Madrid con il progetto Erasmus. Vedendo cosa sta succedendo in Italia, si sono riuniti per discutere di dei punti della legge Gelmini. Io vi leggo questo foglio che ci hanno inviato via mail, che dice: il 14 novembre, in contemporanea con le manifestazioni organizzate in Italia e in diverse città europee contro la legge 133, gli studenti, genitori e ricercatori italiani a Madrid si presenteranno in presidio in Plaza de Villa a pochi metri dell'Istituto Italiano di Cultura. Siamo un gruppo di studenti italiani a Madrid, il cui obiettivo è partecipare alla protesta contro i decreti 133 e 137 di quest'anno, che rappresentano il più radicale e sciagurato tentativo di riforma scolastica ed universitaria in Italia.
Vogliamo diffondere fra gli italiani presenti a Madrid e fuori dall'Italia la consapevolezza della gravità della situazione e far sentire anche la nostra voce manifestando pacificamente la nostra solidarietà a chi ci sta battendo in Italia per difendere il diritto all'istruzione. Crediamo che questo sentimento palpabile in tutta Europa possa rappresentare il simbolo del risveglio di un pensare politico propositivo e critico, un riavvicinarsi alla cosa pubblica, tra virgolette, con un nuovo e forte interesse. Vogliamo provare a cavalcare l'onda perché crediamo che anche il disinteresse e il disincanto dilaganti tra noi giovani rischino di lasciare mano libera a quanti non intendano l'importanza di un'istruzione pubblica e libera. Questo è solo un riassunto perché in realtà sono state inviate ben 4 pagine e non posso leggerle tutte. Un altro punto che loro tengono a sottolineare è questo, che anche in Spagna, proprio gli spagnoli stessi sono preoccupati per quello che sta succedendo da noi, hanno paura che accada anche a loro una cosa. Insomma, sono un po' sulla strada, questo è stato detto da loro. Sono molto molto preoccupati per l'ingresso delle aziende nelle università, perché giustamente hanno mandato anche dei contributi video dove uno studente preoccupato per questo punto dice: nel momento in cui entra un'azienda all'università mette mano nella didattica e mettendo mano nella didattica pilota la ricerca, pilota tutto quello come vuole, ovviamente. Noi li salutiamo, tanto ci stanno seguendo, sono sempre invitati poi a scriverci domande se ne vogliono rivolgere ai nostri relatori. Benissimo, vi salutiamo ancora e io passerei decisamente la parola al professor Spagnolo, che ha il compito di rompere il ghiaccio e di fare il primo intervento della serata. Va bene, buonasera a tutti. Allora, io avevo questo compito di analizzare sostanzialmente sulle superiori quali impatto ha appunto la legge 133 e in particolare le politiche che stanno venendo avanti all'interno della nuova compagine governativa. Ma mi premeva anche ovviamente, oltre al presente, analizzare questo passato recente sostanzialmente, cioè le finanziarie precedenti che sulla scuola hanno inciso e parecchio, e ovviamente un passato un po' meno recente ma decisamente pesante rispetto alle linee di tendenza di fondo che la scuola sta attraversando. Il tutto per eventualmente, come dire, valutare, ipotizzare, prevedere un possibile futuro. E è noto a tutti, insomma, quanto l'illustrazione di questi punti che farò molto velocemente, visto il panorama che mi sembra abbastanza inserito in queste tematiche, dicevo quanto queste affermazioni che sto per fare adesso siano state invece smentite in una conferenza stampa che è stata scandalosa, fatta dal Presidente del Consiglio, dove sostanzialmente ha negato lo stesso dispositivo di legge, cioè la 133. Le affermazioni sono eclatanti rispetto alla realtà dei fatti e sarebbe importante, insomma, notare come appunto in una pubblica conferenza stampa si possano dire cose che sono smentibili in maniera molto molto semplicemente. La sostanza, dicevo, la cosa che tutti sappiamo, insomma, l'iter, è importante l'iter per fare alcune considerazioni rispetto anche a quello che sta accadendo nella legiferazione di provvedimenti che investono così settori sensibili. È una legislazione che viene presentata il 25 di giugno, è un
dispositivo di legge, un decreto legge che viene votato dal Consiglio dei Ministri. Il vanto sulla stampa è stato quello che è stato votato in 9 minuti, tutti hanno potuto sentire questa cosa. E la cosa appunto che riguarda soprattutto la scuola è ovviamente l'articolo 64 di questo dispositivo di legge 112, che è diventato poi legge 133, votata in agosto. Anche qui la tempistica è fondamentale rispetto a una possibile reazione della popolazione, che avvertita di quanto stava per accadere poteva ovviamente mettere in campo. Bene, come tutti sappiamo abbiamo dovuto aspettare settembre e aspettare già i primi di ottobre perché si vedessero alcune iniziative corpose, insomma. Sta diventando, come poi probabilmente qualcun altro sottolineerà meglio di me, una dinamica abbastanza comune in tutte queste vicende, cioè si scelgono momenti opportuni dove la risposta della società civile è sostanzialmente ridotta, bloccata, inibita. Dicevo appunto questo. L'argomento che io mi soffermerò ovviamente sull'argomento in particolare per quello che riguarda gli aspetti delle superiori, quindi tralascerò poi tutta la questione in merito al maestro unico e tutti i segmenti non relativi alle superiori, proprio per abbreviare il più possibile. Per cui illustrerò il più possibile velocemente gli elementi che incidono direttamente sulla struttura delle superiori. Intanto l'innalzamento del rapporto alunni-classe, e questo è un elemento importante, come tutti sappiamo, in particolare poi nel segmento tecnico-professionale, la presenza, il rapporto alunni-classe è determinante per la didattica, tanto più la situazione classe è complessa, difficile da gestire, tanto più il numero è un elemento che diventa determinante rispetto alle dinamiche appunto educative. Quindi già questo è un primo elemento. In particolare si riduce del 17% brutalmente il personale ATA, cioè il personale ATA è tutto quel personale, l'acronimo di assistenti tecnici amministrativi, sostanzialmente che ruota intorno alla didattica, quindi la riduzione del personale di segreteria, la riduzione del personale tecnico e la riduzione del personale collaboratore scolastico, cioè i cosiddetti bidelli. A questo si aggiunge ovviamente una serie di deleghe che anche questa è un'altra delle modalità con cui oramai si legifera in Italia, è quello di fare un unico articolo spesso e con dentro una serie di deleghe, dei mandati in bianco sostanzialmente, che non ricadono più all'interno di un normale percorso parlamentare, ma diventano nel nostro caso con circolari ministeriali, con atti amministrativi interni al Ministero, quindi dell'istruzione. Sostanzialmente si dava da agosto, si dava 45 giorni per strutturare il cosiddetto piano programmatico degli interventi, che è poi il corpo di tutta questa dell'articolo 64 appunto della legge 133. Dicevo questo piano programmatico. Ogni tanto sento la voce. Ok. I punti che sono lì dentro iscritti e che riguardano ovviamente le scuole superiori: una razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, li leggo perché è importante poi riflettere su ogni singola parola, accorpamento delle classi di concorso per una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti, sostanzialmente quello per fare poi degli esempi concreti. La quota delle materie, per esempio scientifiche, all'interno dei segmenti professionali e tecnici ovviamente investono più oggi, più figure, cioè il docente di scienze, il docente di fisica, il docente appunto di biologia. Bene, da quello che si evince è che questi segmenti verranno accorpati facente capo a un'unica figura, quindi con il rischio che la qualità poi dei singoli insegnamenti venga a perdersi. C'è la ridefinizione dei curriculi vigenti nei diversi ordini di scuola, e questo è il
il pezzo che incide fortemente sui tecnici e sui professionali. Sostanzialmente si prevede all'interno di questa struttura 32 ore per gli istituti tecnici e professionali, dagli attuali 40 per i professionali e 36, 38 fino a 40 anche per i tecnici e 30 ore per i licei. Questa è la struttura che si pensa di introdurre con questa norma. La revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, anche qui oggi la formazione delle classi segue delle normative che ne impediscono ovviamente un numero di alunni alto e comunque all'interno di una media. Questa revisione ovviamente porterà ancora di più un ulteriore aumento di alunni per classe. L'altro argomento che riguarderà anche noi rispetto alla multietnicità, poi lo dirò ovviamente alla fine, è la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, cioè oggi c'è una ristrutturazione anche di questi che sono i cosiddetti CTP di una volta, centri territoriali permanenti. Sì, e che sono diventati provinciali e con la struttura ovviamente dei corsi serali in capo all'istruzione tecnica e professionale. Le parti però che poi sono state smentite in maniera così eclatante sono appunto quelle relative alla quantificazione economica finale, in particolare c'è il comma 4 sempre dell'articolo 64 che sostanzialmente introduce e sottolinea che l'obbligo dell'istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Qui ci ritornerò sostanzialmente. Che cosa significa? Che il cosiddetto obbligo formativo per i ragazzi fino a 16 anni può essere svolto tranquillamente nella formazione professionale, cioè quella formazione professionale di cui poi accennerò alla struttura e alla composizione. La minaccia che è stata introdotta nello stesso dispositivo di legge è una minaccia rivolta ai dirigenti. Come tutti sappiamo, la scuola dopo l'autonomia ha visto la figura del dirigente scolastico che ne è il rappresentante legale di questa istituzione giuridica e che sostanzialmente, essendo un dirigente, fa capo a delle responsabilità dirigenziali. Bene, all'interno dello stesso dispositivo di legge dell'articolo 64 della legge 133 c'è scritto appunto questo: il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, cioè i tagli sostanzialmente, comporta l'applicazione per i dirigenti delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale. Cioè sostanzialmente tu non riuscirai a tagliare o farai delle azioni che sono in qualche maniera di rallentamento rispetto all'applicazione di queste norme e sarai direttamente responsabile di questo. Infine, che l'articolo, poi il comma che intacca pesantemente, ovviamente è la quantificazione delle risorse. Le risorse sono appunto lì descritte, insomma non aggiungo altro. Nel prossimo triennio i tagli sono appunto 456 miliardi, 1650, 2538 per un totale di 7 milioni e 7.800 milioni di euro, cioè i circa famosi 8 miliardi che la stampa ha sostanzialmente evidenziato. Io adesso non riporto il filmato, ma è scaricabile da internet, l'affermazione del Presidente del Consiglio è: non ci sono 8 miliardi di tagli. E questo è scritto esplicitamente in questo comma della finanziaria. Per avere idea di quanto è corposo questo taglio, stiamo parlando su circa 40 miliardi che è il budget dell'istruzione, stiamo parlando di circa un quinto, che non è proprio poco, sono il meno 20%. Ma dicevo, la cosa su cui sostanzialmente poggia poi tutta l'applicazione di questo è il cosiddetto schema di piano programmatico del ministro Gelmini, che dettaglia sostanzialmente le manovre che verranno attuate per ottenere tutta quella indicazione che è puramente sommaria nell'articolo appunto 64.
per avere la situazione di quanto è effettivamente questo taglio, sono appunto quei numeri che citava Dario Fo poco prima, appunto un taglio esorbitante per le cifre normali con cui ci si rapporta rispetto all'occupazione, cioè sono 87.400 docenti e 44.500 del personale ATA. Tenendo conto che questi numeri non contemplano la riduzione che verrà fatta con la legge relativa alle elementari, che riguarderà ovviamente il famoso maestro unico. Lo schema del piano programmatico lo riporta integralmente e lo indica esplicitamente. Un attimo che... Non so se è visibile fin là, perché poi la questione in tutto è che spesso queste sono ovviamente documenti pubblici, perché alcuni anni che oramai questa documentazione è facilmente scaricabile da internet, sono le relazioni tecniche che sono ben più interessanti delle stesse norme legislative sostanzialmente, sono le relazioni tecniche, appunto dicevo, di accompagnamento alle leggi finanziarie, che sono la vera cartina al tornasole di tutte le politiche fin qui adottate. Bene, lo vedete da voi, insomma, c'è perfettamente che cosa deve essere scritto e come verranno tagliati. Sostanzialmente vi faccio notare semplicemente questa, non so se è leggibile, altrimenti aumento. Vi faccio notare questo passaggio della finanziaria 2008. La finanziaria 2008 è la finanziaria relativa al precedente governo, che conteneva ovviamente dei tagli. Alla fine di questo, appunto, 87.341 e 44.500 unità di personale ATA. Questo è il cosiddetto piano programmatico, dove all'interno ci sono ovviamente inserite e dettagliate tutta una serie di passaggi e snodi rispetto all'istruzione tecnica e professionale. Ritornando alla presentazione. È vero pure che questo, che è l'attualità, ha un passato recente altrettanto importante, perché sarebbe sciocco negarlo, purtroppo, perché non si capirebbe perché altrimenti queste dinamiche passano con una certa facilità, se non c'è già una specie di strada ben strutturata e ben già aperta. La finanziaria in particolare del 2007, che riguarda fortemente, ci fu un attacco feroce sulla scuola che purtroppo passò, lo devo dire, sono qui a nome anche De Cobas, quindi ha visto purtroppo in quell'anno un'opposizione decisamente ridotta rispetto a questa, perché c'era un altro governo con cui in qualche maniera c'era ancora un idillio dopo le elezioni, che di fatto poi ha purtroppo, come appunto si può vedere lì, prodotto una serie di tagli. In particolare i tagli sono sostanziosi, se vedete siamo sull'ordine per il triennio, la programmazione è stata di circa 3 miliardi e mezzo di tagli sulla scuola pubblica. E questi tagli del 2007 sostanzialmente si sono rimodulati all'interno del 2008, questo è stato di fatto, che infatti vengono ripresi dal piano programmatico, come dicevo prima, dicendo che questi tagli sono ancora in vigore. Perché accadono queste cose, cos'è che, e da quanto lontano arriva questo flusso? Bene, io credo che le dinamiche di attacco alla scuola pubblica sostanzialmente
convergono e vengono spinte appunto da due forze convergenti, da due spinte convergenti, sostanzialmente il concetto di scuola azienda e di istruzione merci. Queste sono, secondo noi, l'abbiamo spesso gridato nelle piazze, ci siamo opposti a questa dinamica e cercato di far vivere il più possibile dentro le scuole, dentro il mondo della scuola, ma anche dentro il mondo del lavoro. Sostanzialmente la scuola azienda, che cos'è la scuola azienda? Poi mi auguro, insomma, che sapranno fare meglio di me gli altri relatori su queste dinamiche. Cioè, la scuola azienda è sostanzialmente l'importazione del modello aziendale all'interno appunto del segmento scuola, cioè l'ipotesi che si possa avere un controllo completo sulle menti, in questo caso perché ovviamente quello sui corpi era già assodato, sulle menti affinché queste menti siano opportunamente direzionate per ottenere appunto l'ipotesi di un profitto. Questo è sostanzialmente. Per ottenere questo poi i passaggi sono stati diversi relativamente, come accennerò dopo, sull'autonomia, sulla dirigenza dei presidi, sul tentativo stoppato allora, quanti di voi ricorderanno, del concorsone, cioè l'idea di segmentare il pezzo della categoria docenti in frazioni e quindi indurre in qualche maniera una competizione. Tipica struttura appunto aziendale, dove c'è una logica ovviamente del profitto e quindi in qualche maniera per la scuola c'è ancora un pezzo in più, è il fatto che è un lavoro immateriale, un lavoro mentale, quindi come tale il tentativo all'interno del più generale attacco nel mondo del lavoro e del lavoro mentale in particolare, che è questo tentativo sostanzialmente di estrarre quella conoscenza, a voler fare un paragone rispetto all'Ottocento con la rivoluzione industriale, lì dai corpi la conoscenza appunto nel fare, qui dalle menti la conoscenza e il pensare sostanzialmente, quindi attraverso la rivoluzione informatica e quant'altro, ma credo che poi sapranno. L'altra è ovviamente il concetto di istruzione merce, cioè sostanzialmente far diventare l'istruzione, quindi la conoscenza, come una merce, quindi come tutte le merci sul mercato, messa lì ad essere comprata per chi ha le risorse, per chi non le ha ovviamente essere carente di questa merce. Io riporto qui, non so se si vede, ma sostanzialmente l'ERT, che è una tavola rotonda dei grosse aziende, le principali aziende europee, multinazionali europee, sostanzialmente dichiarava questo in una conferenza, in una tavola rotonda dell'89, diceva questo: l'istruzione e la formazione sono considerate investimenti strategici vitali per il futuro dell'impresa. Purtroppo l'insegnamento e la formazione sono sempre considerati dai governi e dagli organi decisionali come affare interno. L'industria ha soltanto una modestissima influenza sui programmi didattici. Gli insegnanti hanno un'insufficiente comprensione della realtà economica, degli affari e della nozione di profitto. Questo lo dicevano nell'89. Con parole così chiare non potevano, e così forti, così autorevoli dal punto di vista del potere economico che lì veniva rappresentato, non poteva che ovviamente essere plasmata tutte le linee di indirizzo dei governi europei, sia di centrodestra che di centrosinistra in qualche maniera. Bene, le riforme che poi ci hanno coinvolto sono sostanzialmente, giusto per illustrarle, la riforma Berlinguer, che ha sostanzialmente questi tre assi, come ognuno di noi ricorderà, sostanzialmente la legge di parità, che ha sostanzialmente introdotto il concetto che ogni istituto, proprio perché accoglie del pubblico, diventa un'istituzione pubblica, cioè a tutti gli effetti, quindi entra in quella cosiddetta istruzione pubblica, che è ben altro ovviamente dalla scuola pubblica e dall'istruzione intesa come scuola pubblica. La riforma dei cicli, se ricordiamo, questa riforma dei cicli era una scatola vuota che però conteneva alcune linee di indirizzo, cioè la riduzione di un anno dai 5, sto parlando sempre delle superiori, l'istruzione, formazione, apprendistato, cioè sostanzialmente la possibilità di svolgere il cosiddetto obbligo formativo all'interno di questo segmento. E infine, cosa ben più importante, la cosiddetta legge
dell'autonomia, che secondo noi, l'abbiamo denunciata fin dai primi momenti, era il cavallo di Troia attraverso la quale sostanzialmente passavano quelle dinamiche appunto di scuola aziende, di scuola e di istruzione merce. La riforma Moratti ha semplicemente allargato quelle che erano state le maglie della riforma Berlinguer, si è introdotta sostanzialmente, ha posizionato il grosso per l'istruzione superiore, sostanzialmente l'introduzione del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e formazione professionale. Fate attenzione che qui istruzione e formazione professionale non è più l'ITIS, cioè non sono più gli istituti tecnici, che sono diventati a loro volta in questo momento licei tecnologici. La riforma dei cicli, se vi ricordate questo bel disegnino che veniva pubblicizzato un po' di tempo fa, era a seguito della commissione Bertagna che elaborò parte del lavoro e delle indicazioni fatte da Berlinguer fino poi ad arrivare a questo schema. Lo schema, come vi dicevo prima, è quello relativo appunto ai percorsi di 4 anni, e oltre ai 4 anni ci sono i percorsi relativi alla formazione, all'alternanza scuola-lavoro. Successivamente a questo schema si è introdotta la riforma Moratti. Come possiamo vedere, la riforma Moratti ha in questo schema, nella zona verde sostanzialmente, i 4 anni 2-2-1, la struttura del quinquennio viene spezzata 2 anni, 2 anni, 2 anni, quindi il primo biennio, che doveva essere, se vi ricordate, molti di noi hanno avuto a che fare con il tentativo di biennio unico, cioè sostanzialmente rendere per tutte le scuole, quindi dai licei fino ai professionali, un biennio iniziale che fosse unico, poi era diventato unitario fino a, appunto, nella riforma Moratti, ad essere separato, percorso formazione e istruzione da una parte, la parte bassa, e i licei nella parte alta, con ovviamente un quinto anno che, se voi vedete in questa passaggio sostanzialmente dal verde, adesso mi riesce difficile indicarlo adeguatamente, ma insomma c'è il percorso dell'istruzione e formazione, sostanzialmente per andare a riunirsi all'interno e per accedere poi all'ingresso all'università, per avere l'accesso all'università, ha bisogno di un anno che è un anno sostanzialmente molto molto integrativo. Alcuni di noi avevano detto che di fatto veniva lasciata aperta una porta, ma era così stretta che ci sarebbero passati pochissimi, insomma. Che cosa abbiamo quindi sostanzialmente? E che cosa è stato fatto poi con l'ultimo governo Prodi? Intanto la riforma Moratti, stiamo parlando degli interventi che ha fatto il ministro Fioroni sostanzialmente, la riforma Moratti è stata rimandata, cioè è stata slittata al 2009-2010, cioè la riforma Moratti oggi ha un dispositivo di legge che la rimanda soltanto all'anno prossimo, quindi è una legge che è ancora vigente, viene semplicemente rimandata di un anno. Sono state abrogate le confluenze dei percorsi tra ITIS e licei tecnologici, e questo fatto ha scompaginato sostanzialmente il quadro d'innesto che permetteva e che dettagliava il passaggio dagli ITIS ai licei tecnologici, e questo fatto è forse probabilmente l'elemento più importante di effettivo opposizione formale alla riforma Moratti. Questo noi l'avevamo, ma l'aveva dichiarato lo stesso ministro, la tecnica del cacciavite, cioè andare sostanzialmente a ritoccare quei punti di snodo importanti per ottenere l'effetto di inceppare la macchina sostanzialmente. È rimasto ovviamente il biennio d'obbligo formativo, che appunto può essere svolto all'interno della formazione. Sono stati costruiti politecnico professionali che non sono assolutamente decollati, cioè oggi non ci sono, almeno qui sulla piazza torinese, piemontese di sicuro no, non ci sono questi tecnico professionali, cioè sostanzialmente una specie di associazione con poi un soggetto giuridico che ne struttura la convenzione tra istruzione professionale e istruzione tecnica. Viceversa ci sono stati tagli sull'istruzione professionale. Io lavoro in un istituto professionale e da noi già per le precedenti manovre
finanziarie sono state tagliate le ore di approfondimento, cioè quell'area sostanzialmente che rappresentava l'esempio molto evidente, quest'area che rappresenta 4 ore nel primo anno, 4 ore nel secondo e 4 ore nel terzo. Oggi sono rimaste soltanto queste 4 ore nel terzo anno. 4 ore che sono state tagliate, che costituivano sostanzialmente una camera di compensazione tra l'area professionale con l'area culturale, cioè sostanzialmente era un'area dove si permetteva di fare, oltre al recupero, il recupero fatto su progetti che interconnettevano le due aree. Spesso in queste ore si lavorava su una progettazione specifica che vedesse l'insegnante, faccio un esempio molto semplice, l'insegnante di matematica con l'insegnante di grafica, io lavoro in un grafico pubblicitario, che elaboravano un progetto su cui le competenze dei ragazzi ovviamente erano funzionali alla esecuzione di questo progetto. E l'altro elemento che caratterizza i professionali è la cosiddetta terza area. Che cos'è questa terza area? Terza area è quel segmento dell'istruzione professionale che praticamente tocca il quarto e il quinto anno. Sono circa 600 ore complessive nel biennio, con una composizione che è fatta appunto di 200 ore, cioè dove in queste ultime 200 ore ci sono gli stage. Bene, questa era un'area finanziata dalle regioni, ultimamente le regioni non finanziano più quest'area, per cui di fatto i ragazzi nostri in particolare stanno facendo un intervento assolutamente poco qualificante sul piano professionale, perché le risorse per attivare adeguatamente questa terza area, essendo di competenza regionale, sono ovviamente ridotte all'osso. La situazione incerta sul futuro ovviamente è quella di, all'interno, dicevo, del piano programmatico, è quella di definire che cosa sarà con appunto il piano programmatico, che cosa saranno i professionali rispetto ai tecnici, e questo è uno dei problemi grossi, cioè sostanzialmente ridefinire la figura dell'istruzione professionale rispetto a quella l'istruzione tecnica. Perché ridefinirla? Perché c'è scritto nel piano programmatico che saranno sostanzialmente ridotti, i doppioni verranno eliminati. Faccio un esempio per rendere chiaro quello di cui sto parlando. Un istituto professionale meccanico e un istituto tecnico meccanico sono un doppione oggi all'interno dell'offerta formativa, per cui all'interno del piano programmatico si dice che questi doppioni devono ovviamente essere eliminati, per cui rimarrà l'istruzione tecnica e il profilo istruzione professionale verrà tolto. L'altro pezzo, vado molto più velocemente, è questo dell'integrazione con la formazione regionale, cioè sostanzialmente come può essere integrato l'attuale istruzione professionale con la formazione professionale regionale, che è l'altra gamba sulla quale sostanzialmente si è tentato di far reggere, di far costituire il nuovo sistema dell'istruzione secondaria. Io accenno, ma molto velocemente per non farla lunga, sulla legge Aprea e poi mi fermo eventualmente se ci sono altri interventi, possiamo fare la discussione. Dicevo, la legge Aprea che cosa introduce? Perché il disegno di legge Aprea introduce sostanzialmente un'ulteriore destrutturazione di quello che è sostanzialmente l'istruzione superiore, cioè introduce sostanzialmente, primo, le scuole possono diventare fondazioni, e questo è ovviamente un modo per rompere quella unità che oggi la scuola, che già era stata rotta, vorrevo ricordare, rammentare, dall'autonomia, cioè il fatto di aver dato l'autonomia alle scuole, non alla scuola, ma alle scuole, cioè agli istituti, ha in qualche maniera rotto quell'unità. Bene, questa la deregolamenta ulteriormente, perché fa diventare un soggetto, la scuola, un soggetto giuridico privato con tutto quello che comporta, per cui non aggiungo altro, insomma, è facile da intuire. L'altro è ovviamente
la definizione solo di livelli essenziali per lo Stato e infine quello che destrutturerà ancora di più la componente docente che è parte essenziale della scuola è il fatto che sostanzialmente si possano fare le assunzioni dirette in capo alle scuole, cioè il dare sostanzialmente la possibilità alle scuole di fare assunzione diretta, quindi bandire concorsi e assumere direttamente. Questo comporterà ovviamente più che le contraddizioni che sono oggi all'interno delle graduatorie, quindi dei concorsi, degli ordinari, non sto qui a rimarcare tutto, e quello, il nuovo canale introdotto dall'ESIS, l'introduzione appunto di questa dell'assunzione diretta porterà secondo noi a un'estrema frammentazione del controllo poi delle immissioni e infine la costituzione di quattro livelli, cioè si riintroducono sostanzialmente quello che era stato rigettato con il concorsone. Io mi fermo qui per adesso, grazie. Insomma, c'è poco da stare allegri. E vorrei tanto che il professor Dodman ci risollevasse il morale, ma temo che anche dalle sue parole giungeranno note dolenti. A lei la parola, professore. Forse arriva, se no. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Siccome il lavoro di cui mi occupo riguarda sistemi scolastici, ma in un'ottica di educazione comparata, lo studio comparato di sistemi scolastici, partirei da un po' di riflessioni, diciamo, sui i sistemi in quanto tale, poi eventualmente entriamo nel merito di alcuni aspetti specifici del sistema italiano. Bisogna sempre, credo, partire da un presupposto che non sembra attualmente così evidente ai decisori politici in particolare. Una società fa due tipi di investimento nel proprio futuro. Da una parte fa figli e sempre più spesso accoglie i migrati. Allora, questo è il primo investimento che si fa nel futuro della società. In altre parole, due flussi demografici, diciamo, da una parte il tasso di natalità e dall'altra parte l'immigrazione sono da considerarsi investimenti. Ho il sospetto che da una parte la nostra classe politica da tempo non sappia assolutamente trattare né l'uno né l'altro come un vero investimento e in modo particolare probabilmente la maggior parte della società fa una grande fatica a capire che l'immigrazione non è un influsso che ci crea problemi e basta, ma è una necessità assolutamente vitale per il futuro della società. Comunque, una volta abbiamo fatto figli e accolto emigrati, li dobbiamo formare. C'è l'investimento fondamentale che noi facciamo in un futuro è quello, la formazione. Allora, tornando in parte al discorso precedente, ma magari aggiungendo anche qualche cifra, anche o riflessioni in più. Oggi l'Italia spende decisamente meno rispetto alla media OCSE e, come abbiamo sentito, risale relativa alla spesa pubblica era il 10,3. L'anno o gli anni di maggiori tagli sono stati nella prima metà degli anni 90. I governi Amato, il governo Ciampi dopo hanno fatto scendere quel 4,4 molto rapidamente. La situazione poi si è stabilizzata fondamentalmente verso la fine degli anni 90. Negli anni del 2000 c'è stato, diciamo, qualche taglio in più, come abbiamo visto, il governo Prodi aveva anche previsto ulteriori tagli,
siamo scesi appunto dal 4,4 al 3,3, che è poco più della metà della media OCSE, e se, come accade molto spesso, ci piacerebbe figurare, per esempio, nelle rilevazioni OCSE-PISA accanto a paesi come la Finlandia, eccetera, cioè stiamo spendendo praticamente la metà di quello che loro spendono come investimento. Perciò, se la politica oggi pone come premessa per qualunque provvedimento, non parliamo di riforma complessiva, la necessità di tagliare ulteriormente, è una semplice follia. Cioè, non possiamo assolutamente permetterci di ragionare in questo modo e procedere in quest'ottica. E purtroppo sembra che una premessa quasi assiomatica ormai per tutti sia questo: stiamo spendendo troppo, stiamo spendendo male, dobbiamo cambiare rotta. Non stiamo spendendo troppo, assolutamente. Eventualmente si può sempre cercare di spendere meglio quello che si spende, però la nostra priorità dovrebbe essere assolutamente come innalzare il livello di spesa pubblica sulla formazione in generale. Esattamente poi come creare certi presupposti per cui questo investimento possa migliorare la qualità della formazione, qui ovviamente è una questione molto aperta. E possiamo anche qui riflettere su alcuni aspetti del nostro sistema. Se andiamo a guardare i paesi europei e cerchiamo di vedere un po' quali sono, diciamo, i modelli di riferimento, una prima cosa che salta fuori è una grande frammentazione del sistema italiano rispetto a molti altri sistemi. Cioè, i sistemi che creano, direi, maggiori presupposti per un percorso formativo unitario sono i sistemi scandinavi. E c'è un motivo principale, oltre agli investimenti superiori, eccetera. Nei paesi scandinavi si va a scuola. Non si va prima alla scuola elementare, primaria, poi alla scuola media, secondaria di primo grado, poi secondaria di secondo grado. Si va a scuola, c'è solo la scuola. Si entra a una certa età, si esce a un'altra età, si va a scuola. E questo è già un presupposto, direi, per un percorso formativo unitario, l'idea di una promozione di un sapere considerato essenziale per l'individuo e il cittadino, e allora un maggiore rendimento rispetto all'investimento che si fa. Altri sistemi hanno comunque, diciamo, due grossi cicli. C'è il ciclo primario, il ciclo secondario, ma generalmente si creano maggiori presupposti per cui i documenti ministeriali, se vogliamo chiamarli indicazioni, linee guida, ci possono essere diversi nomi, perché ormai io personalmente per il momento almeno non entrerei nel merito della questione dell'autonomia come concetto, diciamo. Direi che l'autonomia per quanto riguarda la costruzione dei propri curriculi sia qualcosa ormai di consolidato in Europa, perciò i ministeri da tempo non danno programmi alle scuole, danno indicazioni, linee guida, orientamenti, come li vogliamo chiamare, e le scuole costruiscono i propri curriculi. Le linee guida ministeriali in Europa tendono a creare appunto quest'idea di un unico sapere che si sviluppa gradualmente partendo da una certa età, 3-4 anni, e arrivando appunto a un'età in uscita.
per quanto riguarda poi il concetto di obbligo, ormai molto diffuso in Europa è l'obbligo scolastico fino a 18 anni, almeno fino a 16 anni, come abbiamo sentito adesso l'attuale ministro, forse non è il ministro della pubblica istruzione o dell'istruzione università ricerca che sta agendo qua, è forse qualcun altro, ma fondamentalmente credo di nuovo per motivi di voler tagliare la spesa, noi abbiamo la possibilità che i ragazzi escano dalla scuola media a 14 anni e finiscono un'idea di obbligo all'interno della formazione professionale. L'idea di un anno fa, due anni fa, ma mi viene da dire anche la conferenza nazionale sulla scuola dell'88, era un'idea molto diversa. Un graduale innalzamento dell'obbligo, rendendo formativo e scolastico una sola cosa, e arrivando anche a 18 anni, come sta succedendo nella maggior parte dei paesi europei. Un'altra caratteristica dei sistemi è, di nuovo, come abbiamo sentito, ogni tanto parliamo di quello che noi chiamiamo un biennio unitario, perché abbiamo fondamentalmente un sistema che dice a 14 anni vai a un altro tipo di scuola. Adesso non ce l'abbiamo più, ma in Europa che ci sia un solo ciclo da 3-4 anni in poi, o due cicli, uno fino a 12 e poi l'altro 16-18, fondamentalmente fino a 16 anni tutti gli studenti seguono esattamente lo stesso percorso. All'interno di quel percorso, progressivamente, grosso modo a partire da 14 anni, uno comincia a scegliere fra certe opzioni, potenziando qui la scienza, qui la matematica, eventualmente diminuendo qualcosa, ma fondamentalmente seguendo questo percorso unitario fino a 16 anni. E anche dopo, non necessariamente uscendo da quella scuola per andare a specializzarsi in una scuola appositamente chiamata qui tecnica, qui professionale o classico o quello che vogliamo chiamarla. Fondamentalmente l'idea è di mantenere un sistema con ragazzi che vanno a scuola specializzandosi gradualmente, ma mantenendo l'idea di un percorso formativo unitario che punta fondamentalmente su tre grossi obiettivi generali di questo processo formativo. Un obiettivo ritenuto assolutamente prioritario è promuovere l'attitudine all'apprendimento lungo l'intero arco della vita. Se un ragazzo già a 14 anni può dire adesso faccio pochi anni di formazione professionale e adesso poi basta, non devo più pensare a formarmi, questo è un errore madornale per la società e lo Stato che dovrebbe curare gli interessi di quella società, ma soprattutto è un tradimento nei confronti del ragazzo stesso. Poi c'è un secondo grosso obiettivo, permettere alle persone di costruire un proprio progetto di vita. Però, di nuovo, dicendo che una precoce o specializzazione per scelta o canalizzazione per obbligo è di nuovo un errore, perché sia sul piano del contributo alla società che sul piano dello sviluppo dell'individuo, se noi cominciamo ad effettuare scelte troppo precocemente, effettivamente rischiamo di troncare, di non permettere lo sviluppo di un vero proprio progetto di vita. Il terzo grosso obiettivo di questo processo formativo è promuovere una piena cittadinanza, una cittadinanza consapevole, responsabile, attiva. E anche lì si ritiene ormai ovunque fondamentale creare dei curricoli che non siano troppo o sbilanciati su un'idea disciplinare del sapere, oppure un'idea
particolarmente professionalizzante, ma un sapere che permetta ad ognuno di costruire un'idea di cittadinanza e partecipare attivamente a una società che evidentemente oggi è caratterizzata molto diversamente rispetto a 10 o 20 o 30 anni fa. È una società che vorremmo sempre democratica, ma cosa vuol dire una società democratica oggi rispetto a 10 o 20 anni fa? Forse non è per niente la stessa cosa, e forse ci stiamo sempre più rendendo conto delle difficoltà, dei problemi a mantenere un'idea di democrazia e un'idea di partecipazione a quella democrazia. Allora, molti paesi mettono in evidenza l'importanza di preparare le persone per una partecipazione attiva a questo tipo di società, ma è comunque una società caratterizzata dalla multiculturalità. Non era così qualche decennio fa o anche qualche anno fa. È una società caratterizzata dalla provvisorietà, dal cambiamento, da una crescente complessità. E allora cosa vuol dire costruire e promuovere competenze che sono adatte alla cittadinanza in questo senso? Sicuramente non è introducendo una nuova materia obbligatoria chiamata Costituzione e cittadinanza che noi andremo a lavorare effettivamente, diciamo, su una questione di questo tipo. Non è reintroducendo un voto di condotta oppure una valutazione numerica ovunque in un'ottica di una presunta maggiore chiarezza per farci capire chi è più bravo e chi è meno bravo. Perché se noi torniamo a un'idea della valutazione o come qualcosa di repressivo, di punitivo da una parte, o come qualcosa che crea la gerarchia, dicendo alla fine tu sei più bravo e allora vale un certo numero, tu sei meno bravo e vale un altro numero, effettivamente faremo dei passi indietro enormi e faremo dei danni di nuovo sia a livello della società sia a livello di ogni individuo, perché torneremo a una idea della valutazione caratterizzante di una scuola fino a, mettiamo, 30 anni fa. La valutazione in quella scuola serviva per selezionare, per dire chi avrebbe fatto un certo tipo di percorso e chi avrebbe fatto ben altro tipo di percorso. La società richiedeva all'epoca questa selezione, questa distinzione. In una vera scuola democratica, evidentemente la valutazione deve avere tutt'altra funzione, deve permetterci tutti quanti di sviluppare le competenze necessarie per il raggiungimento di questi tre grossi obiettivi del processo formativo. Io credo che ci sarebbe molto da fare nel mondo della scuola per cercare di aiutare tutti quanti a lavorare meglio in quell'ottica. Mi piacerebbe pensare che potessimo tornare tutti quanti insieme a creare un progetto di riforma, ma evidentemente partendo da un presupposto. Noi non dobbiamo ragionare su come tagliare, dobbiamo ragionare su come incrementare, spendere molto di più sulla scuola rispetto a quello che abbiamo speso negli ultimi anni e quello che si sta prospettando in questo momento. Mi fermo lì, poi eventualmente...